Una buona serata da ETG Sport, l'informazione sportiva di ETV Marche che voi come di consueto potete seguire in contemporanea sul canale 12 del digitale terrestre, naturalmente anche sulla nostra app che potete scaricare dagli smartphone e dai tablet sul nostro sito www.etvmarche.it. Parliamo di calcio in apertura e parliamo di Ancona, siamo dunque in Serie C, in Lega Pro con il cigno di Treia, Melchiorri, che sarebbe sempre più distante dalla formazione biancorossa. Infatti il futuro di Federico Melchiorri si prospetta sempre più lontano da Ancona. Era arrivato nel capoluogo a gennaio dopo un inizio di stagione in B al Perugia. Dal 30 giugno però dovrà decidere il suo futuro. 36 anni ma ancora tanta voglia di incidere, 6 mesi iniziati alla perfezione confezionando giocate di categoria superiore, segnando anche all'esordio contro la Vispesaro. Il culmine raggiunto nella vittoria per 2-1 sulla Reggiana davanti ad oltre 5.000 dorici. Poi da marzo un calo costante sia a livello di prestazioni che di gol, arrivando fino agli equivoci tattici riguardo il ruolo da esterno con Colavitto prima e poi anche alla sostituzione ad Alessandra dopo l'espulsione del difensore centrale di De Santis. Ci sono stati in mezzo anche alcuni infortuni, ma la stagione del classe 87 si è conclusa con 6 gol e un assist, con di mezzo appunto quella brutta caduta che ne ha causato un infortunio al gomito che l'ha tenuto lontano dal campo per diverse gare. Con l'arrivo di Donadella, 2 sfide dal termine della regular season, le cose non sono cambiate. Nel modulo nuovo il tecnico di Conegliano gli ha preferito Spagnoli, poi la società non ha parlato di eventuali rinnovi del 36enne, ora la scelta dipenderà anche dalla volontà di Donadel, che si legherà pare per altri 2 anni, ma la sensazione è quella che Melchiorri possa in qualche modo cambiare aria. Su di lui c'è forte l'interesse della Recanatese, questo è noto, che già si vede con una coppia d'attacco assieme a Sbaffo, assieme a Re Leone, ed è interessata anche la Vispesaro, che però a differenza dei giallorossi pare più staccata. Questa è la panoramica per quanto riguarda il calcio. Noi ora invece parliamo di basket e di Serie B Elite. Lo facciamo con questa notizia, con la Risto Pro che torna a Fabriano sull'1-1. Dopo altri 40 minuti di battaglia, i bianco-blu portano la serie in parità. Infatti la Risto Pro ha sbancato al Pala Lewis e ha pareggiato la serie. La squadra di Aniello ha portato sull'1-1 la sfida che garantisce le prossime 2 partite in casa davanti al pubblico del Pala Chemiba, venerdì alle 21 e domenica alle 19.30, che potrebbero valere l'accesso alla pool promozione di Ferrara. Papa e Centanni portano al traguardo Fabriano, che non si dà mai per vinta. I Cartai dal meno 4 confezionano un break di 10-1, prima mettendo le mani sulla partita, poi sigillandola con i tiri liberi di Gulini. L'Aristo Pro è andata all'assalto in un Pala Luis che è stato violato solo una volta in stagione da Sant'Antimo lo scorso 22 aprile. I biancoblu con Papa trascinatore dominano il break iniziale costringendo Paccari a chiamare il time out. Nel secondo quarto però iniziano i problemi per Fabriano, che subisce le imbarcate di Murri e D'Argenzio. L'Aristo Pro perde un po' il filo della partita ma riesce a rimanere aggrappata alla Lewis mantenendo 2 lunghezze di svantaggio all'intervallo 43-41. La lotta serrata va avanti anche nel terzo quarto. La Lewis tira fuori Pasqualino e Falluca, qualche errore dei fabrianesi tiene però in vita i capitolini sul risultato di 63 pari al 34esimo. Centanni e Papa sono monumentali, Gulini sigla il più 5 a 63 secondi dalla fine, alcune sbavature in ripartenza di Fabriano tengono vivo il match che però viene immediatamente chiuso ancora da Gulini e così la serie è tutta in parità e ora Fabriano si assicura 2 partite in casa. Parliamo di tennis invece con la 22enne di Fermo, Cocciaretto, che ha scritto la storia al Roland Garros di Parigi eliminando la numero 10 del mondo Kvitova al primo turno. Elisabetta Cocciaretto si è imposta per 6-3, 6-4 in meno di 1 ora e mezzo, mostrando al pubblico parigino ottimi colpi ma anche testa, tattica e personalità nel mettere all'angolino l'avversaria e senza darle chance di reazione. Per la marchigiana è il secondo successo in uno slam, il primo affrontando una top 10 del circuito, il precedente risale all'anno scorso a Wimbledon, mentre nel 2021 fu eliminata a Parigi al primo turno dalla Bogdan. Domani la classe 2001 affronterà la Svizzera Baltert.
Ed ora invece parliamo di una bellissima iniziativa. È stata presentata in effetti la Euroleague di sitting volley al maschile, che si terrà fermo nella prossima settimana di giugno. Sto parlando di un'iniziativa che andrà in scena esattamente tra il 16 e il 18 nella palestra di Vialetti. La disciplina è stata fondata nel 1956 in Olanda attraverso la fusione del sitzball e della pallavolo indoor. Fa riferimento alle esplicite capacità anche delle persone che invece difficoltà ne hanno da un punto di vista motorie a praticare sport, uno sport inclusivo, uno sport per tutti e uno sport che sa superare appunto le barriere della disabilità. C'era anche l'assessore Chiara Biondi. Per quanto riguarda la regione Marche c'eravamo anche noi, sentiamo il servizio. È la prima volta che in Italia si organizza l'Euroleague di sitting volley. Il sitting è la pallavolo paralimpica, quindi uno sport altamente inclusivo. A Fermo ospitiamo una delle più importanti manifestazioni del settore, 10 club da tutta Europa, e sarà una bellissima manifestazione per promuovere e veicolare lo sport inclusivo nella nostra regione. Fermo ha un club, la Scuola di Pallavolo Fermana, tra i più importanti club a livello nazionale, che spinge molto nella promozione di questa disciplina, sia in ambito scolastico, con progetti in tutta quanta la regione, sia nell'attività tra club, quindi partecipiamo da anni ai campionati italiani assoluti, all'attività con la Coppa Rotary, con torneo promozionale e spingiamo moltissimo affinché anche altre società possano avviare questo tipo di attività. Per me, che ho iniziato nel 2015, dove il livello italiano era ai minimi proprio, arrivare adesso con la squadra di club che è nata nel 2016 con 4 persone all'inizio, arrivare a fare una competizione europea contro i migliori del mondo, contro i migliori d'Europa, ma tra queste ci sono anche i migliori del mondo, è una grandissima emozione. E saranno 3 giorni importanti, 150 persone di tutta Europa vedranno le Marche, vedranno Fermo e giocheranno un sitting volley di livello stratosferico. E la particolarità di questo torneo è che non sarà solo uno sport per disabili, ma nelle competizioni di club avremo la possibilità di giocare disabili con normodotati, con un minimo di numero di disabili in campo. E quindi apriamo le Marche a normodotati, a persone disabili, a sportivi. Io credo che questo avvenimento sia un avvenimento paragonato alla punta di un iceberg, no? La punta di un iceberg, e quindi all'eccellenza, eccellenza che poi nasconde al di sotto di sé tutta una marea di lavoro svolto dalle società sportive affinché appunto le persone con disabilità possano essere avvicinate a questo sport come ad altre discipline sportive. Questo sport in particolare è altamente, fortemente inclusivo, perché appunto qualsiasi persona, per assurdo anche normodotata, può partecipare alle varie competizioni e quant'altro. Quindi credo che sposa appieno quello lì che è il discorso dell'inclusione e la mission. Una delle tante missioni che ha il Comitato Italiano Paralimpico, le federazioni, lo sport e tutto. Euroleague di sitting volley 16-18 di giugno a Fermo, assolutamente imperdibile questo appuntamento con lo sport davvero che unisce e che supera anche le forme di disabilità. Era anche la nostra ultima notizia. Nel frattempo io vi ricordo che però tutte le news le trovate sempre pubblicate e aggiornate sul nostro sito www.etvmarche.it, oltre che ovviamente sulla nostra app. Grazie per l'attenzione, l'augurio di una buona serata in compagnia dei nostri programmi. Arrivederci.